Un pranzo da mostro di Emma Yarlett. Testi illustrazioni di Emma Yarlett, edizione italiana a cura di Sassi Editore. Un pranzo da mostro. Pussa via. Un bel giorno un mostro affamato catturò il suo pranzo. Mostro era davvero soddisfatto. Il pranzo sembrava proprio appetitoso. «Tu sei il mio pranzo!» disse Mostro. «No, non lo sono!» rispose Pranzo. Mostro pensò che fosse uno spreco tenere per sé un bocconcino così succulento. Perciò invitò tutti i suoi mostruosi amici per un banchetto. «Sei caldamente invitato a una festa che si terrà presso la caverna del mostro il prossimo sabato. Verrà servito il pranzo. Baci!» Pranzo sembrava preoccupato. Poco tempo dopo, Mostro ricevette la prima risposta. Per il mostro della caverna. Carissimo mostro, sarei onorato di partecipare alla tua festicciola. Ho sempre fame e il tuo pranzo sembra molto invitante. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Ti scrivo dalla Costa dos Melmas. Sto sorseggiando proprio ora una ragno cola. Ti allego la ricetta. Ci sono ragni dalle tue parti? Spero di sì. Incrocio le dita e le corna. Mi chiedevo, farai ingrassare un po' il tuo pranzo? Adoro il cibo succoso e paffuto, proprio come me. Mi piace in particolare rosicchiare le dita grassocce. Quelle troppo magre mi si incastrano tra i denti. A presto, amico mio, e ricorda, tienimi da parte le dita. Bavosamente tuo, Lord Mangiabudella, Marchese de Paludis. Post scriptum. Mi scuso per la melma. Il dottore dice che è un'allergia. Ragno cola. Ingredienti. Una scodella di ragni croccanti. Un cucchiaio di vermi viscidi. Sopraffina acqua di palude. Quanto basta? Un pesce marcio per ottenere le bollicine. 1. Metti i ragni in bocca e mastica per ottenere un composto omogeneo. Sputali in una caraffa. Getta i vermi nella caraffa da 100 metri d'altezza. Potresti aver bisogno dell'aiuto di un gigante. Aggiungi l'acqua di palude. Mescola accuratamente. Immergi il pesce marcio nel composto e lascialo imputridire per una settimana. Bevi. Ricordati di buttare via il pesce. Mostro era davvero felice che Lord Mangiabudella sarebbe venuto alla festa. Decise quindi di far ingrassare il pranzo, ma... Brodo putrido. Pranzo ebbe un'idea. Signor Mostro, disse, sembra squisito, ma che ne diresti di una deliziosa torta al cioccolato? Mi farebbe ingrassare di più. Mostro era sospettoso. Non aveva mai assaggiato una torta al cioccolato. Ma la ricetta si rivelò un successo. I due passarono la sera a rimpinzarsi. Mostro sperava che a quel punto pranzo fosse abbastanza paffuto per Lord Mangiabudella. La mattina dopo ricevette un'altra risposta. Mio caro mostro, che piacere ricevere una lettera da te. Sono così contenta che pranzeremo insieme. Ti ricordi quando cenavamo da soli sulla spiaggia a lume di cero? Ah, bei tempi! Mi chiedo, riusciresti a fare in modo che il pranzo sia salato come piace a me? Mi faresti mostruosamente felice. Tua per sempre, Madame Gargoyal. Post scriptum. Spero apprezzerai il regalino che ti mando. Le rose sono rosse, i miei artigli sono blu. Eccone qualcuno che puoi tenere anche tu. Mostro non vedeva l'ora di accogliere Madame
Gargoyal. Non la incontrava da milioni di anni. Aveva appena trovato il sale quando... Pranzo ebbe un'idea. Aspetta, mostro! Per salarmi un po', perché non ci facciamo una nuotata nel mare? Mostro non aveva mai nuotato nel mare prima di allora. L'acqua era fredda, ma... Era così divertente! Mostro sperava che pranzo fosse abbastanza salato per Madame Gargoyal. Presto ricevette un'altra lettera. Signor Mostro. Signor Mostro, tutto bene, amico? Il pranzo da te sembra buono. Porterò con me anche grande ghigno. Prepara sedie grandi e porzioni doppie. E poi pranzo deve essere extra viscido e melmoso. Ghigno dice che per fare pranzo melmoso ci vuole tanta melma. Hai una vasca di melma? Gnam gnam. Ghigno dice che portiamo i nostri schiacciaossa personali. Arrivederci. Gg. Mostro si pentì di aver invitato Grande Grugno, ma si mise lo stesso al lavoro e riempì la vasca di melma. Per fortuna, pranzo ebbe un'altra idea. Oh no, mostro, disse pranzo, questa melma non basterà mai. C'è solo un luogo dove troveremo abbastanza fango, nella palude. Mostro adorava la palude e fino a quel momento le idee di pranzo si erano rivelate ottime. Quindi si tuffarono nella palude. Sguazzare nella melma era uno spasso. Mostro pensava che pranzo fosse abbastanza viscido e melmoso per i due giganti. Ma un po' iniziava a dispiacergli di doverlo mangiare. Il giorno dopo arrivò un'altra busta. Signor Mostro. Gentile signor Mostro, sono lieta di accettare il gentile invito a partecipare alla sua festa. Ho giusto qualche appunto riguardo al mio regime dietetico. Può trovare le mie richieste qui sotto. Spero ne terrà conto. Fatina, pelo folto. Richieste. 1. Il pranzo deve essere fresco, gelido. 2. Niente calzini, scarpe o unghie dei piedi. 3. No a glutine e lattosio. 4. Abolite le ossa. Mi raccomando, il pranzo deve essere fresco. Mostro si grattò il naso, perplesso. I suoi ospiti avevano delle pretese davvero bizzarre. Una pietanza gelida. Fortunatamente, pranzo ebbe un'altra idea. Guarda fuori, mio mostruoso amico. Rinfreschiamoci giocando con la neve. Mostro pensò che fosse un'idea eccellente. Fu una giornata bellissima. E così arrivò la sera prima della festa. Pranzo era ormai paffuto, salato, viscido e fresco a puntino. Mostro però non voleva più mangiarlo. Non sembri più un pranzo. E tu non sembri più un mostro. Cosa potevano fare? Mostro rifletté a lungo. Poteva far scappare pranzo oppure nasconderlo. Ma i suoi ospiti si sarebbero arrabbiati moltissimo. Non c'era nulla da fare. Devo per forza servirlo, concluse. Il giorno dopo, i mostri, uno dopo l'altro, arrivarono alla festa. Erano molto affamati e non vedevano l'ora di assaggiare il pranzo. Mostro diede loro il benvenuto. Accomodatevi, disse. Ho cucinato per ore. Il pranzo è servito. Il banchetto fu davvero delizioso. Dita di cioccolato, ghiaccioli alla frutta, torta di fango, popcorn salati.
Fu la festa più mostruosa e allegra di tutti i tempi. E anche pranzo si divertì moltissimo.